Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della serie Hardcore in 1.14. Prima che cominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi qui sotto un bel commentino. Oh, bene, signori. Primissima cosa importante, upgrade dello snapshot 18V48B, perché quello che è stato aggiunto è succoso, è succosissimo. E tra l'altro, signori, l'hardcore è anche avventura, e infatti in questo episodio andremo appunto all'avventura a cercare qualcosina che credo ci possa tornare utile in vista appunto di per scoprire i nuovi upgrade, le nuove feature che sono state fatte in questa in questa versione. Innanzitutto stavo cuocendo del salmone cotto, grazie mille per avermi dato un po' di livelli. E poi, signori, qui abbiamo un po' di roba. Allora, innanzitutto voglio iniziare prendendo la cosa più semplice che si possa fare, ovvero, o meglio, una delle nuove cose, ovvero la lanterna. Guardate un attimino qua, voglio togliere, non posso, ok, ok, questa si può mettere solo per terra. Vediamo, innanzitutto la posso rompere? Sì, qui non la posso mettere. La posso mettere su una staccionata. Qui sicuramente me la... Oh, ma che bella! È bella! È bella veramente. Tra l'altro, per romperla più rapidamente... No, per perderla più rapidamente si fa così. Grazie. Fatemi prendere una fence. Voglio vedere se si attacca sotto. Quindi faccio così, prendo una fence. Grazie mille. Diciamo che facciamo così. Sotto la fence. Bella! Che bella, la lascio così, mi piace, mi gusta e mi piace. Al massimo, invece di tenerla qua, direi di mettercela qui. Ok, anche perché voglio un attimino capire che tipo di luce, quanta luce fa, perché ho visto quali sono i nuovi blocchi, ma non sono andato nello specifico, proprio perché poi me li voglio gustare piano piano man mano che andiamo avanti. Quindi prendiamo uno, due, altri tre blocchi, li rendiamo Iron Nugget e ci facciamo altre tre lanterne. Quindi una qui e mi servirà un'altra fence. Che mi dici? Mi stai dicendo che non la posso fare? Non è possibile, perché ce l'ho tanto legno, vero che ce l'ho. Sì, ce l'ho. Oak fence, grazie mille. L'ultima, eccola. Quast. Perfetto. Tra l'altro, nel fare tutto questo sono rimasto io senza torce, grazie. Ok, la prima cosa direi che è andata. La seconda, che è molto interessante, è questo macchinario qui, il Greenstone. Allora, voglio vedere un attimino come funziona, lo voglio piazzare qua. Il Greenstone in teoria dovrebbe riparare, quindi non è più la funzione della Anvil, ma su questo devo vedere poi se la Anvil lo fa nello stesso momento. Ma la cosa importante è il disenchant. Che cosa significa? In teoria, se noi mettessimo, io ho 35 livelli tondi, se io mettessi questo qui, posso togliergli l'incantamento e prendere qualcosina. Questo, signori, vuol dire solo una cosa. Vuol dire che tutte le farmate che ci siamo fatti nella farm di pesca, dove abbiamo preso delle cose brutte, e in questo caso io mi rendo conto di aver preso delle schifezze. Tra l'altro non è nemmeno niente incantato, ma che schifo, quanto ho farmato poco, questo è vero. Ma nella serie principale, che ci sono tante cose, vuol dire solo una cosa, vuol dire free exp proprio totalmente. Ma io posso disincantare anche un libro? E questo è qua stiamo toccando livelli astronomici. Che figo. Molto bello. Ci potrebbe tornare utile. Un'altra cosa che voglio andare a craftare, e questa è stata implementata da tempo, è il loom. Il loom in teoria ci dovrebbe dare la possibilità di, sì, farci il banner in maniera più semplice. Però adesso non abbiamo le cose per fare il banner, quindi direi di accantonarla un attimo. Era importante comunque farvelo vedere. Allora, lascio un attimino queste cose. Ah, vedete, Smite 1, Aqua Affinity e Quick Charge. Quick Charge lo voglio prendere. Invece Smite 1 e Aqua Affinity li prendo perché li voglio togliere. Ecco, mi voglio tenere questi libri, questi librozzi. È pochissima l'exp che mi dà qui, me ne rendo conto, però è comunque qualcosina. L'ultima cosa che voglio andare a fare, mi sono preparato la chest del prossimo episodio,
Enchantment Table, ecco qua, senza nessun tipo di libreria, perché al momento non le posso utilizzare, è un casino per farle così. Vediamo, voglio vedere, perché quello che voglio andare a incantare, lo sapete bene, è la crossbow, e mi dà solo piercing 1, che fa un po' schifo in effetti, ma io lo prendo. Piercing 1 probabilmente dovrebbe fare più danno, anzi piercing dovrebbe servire in teoria per prendere diciamo in fila, quindi fare, che vi devo dire, utilizzando un gergo più comune, ci dovrebbe servire per fare i collateral praticamente, a questo serve. Ora abbiamo detto che dobbiamo partire, in realtà posso incantarmi anche una spada più carina, io direi di sì. Facciamo così, facciamo innanzitutto una spada, ok, me la faccio di ferro, e utilizzando il greenstone la voglio andare, ecco qua, quindi ho una spada bella, faccio così, knockback 1, vabbè, ci può tornare utile, sharpness 2, knockback 1, perfetto, in realtà qui abbiamo anche efficienza e sharpness, che non lo posso fare, è vero, non lo posso fare perché mi serve l'envy, lasciate perdere. Ah, avevo quick charge, ma comunque rimane il fatto che non ho l'envy. Aspettate un attimo, che forse qua ci riempiamo di robacce in questa casa, quindi facciamo così, faccio così. Ho 29 livelli e in teoria dovrei poter fare tutto, quindi piazzo qui, rumoraccio che fa, madonna. Ok, sharpness 3, knockback 1, e questo invece quick charge, perfetto, in teoria adesso è più rapida nel caricarsi, questo è molto molto importante. Allora, voglio vedere un attimino quanta flint ho, pochissima per potermi fare qualche frecciola, ecco qua, solo 4 e 2 7. Allora, mi voglio aggiustare un attimo l'inventario e poi partiamo subito, perché non so se mai torneremo da questa spedizione, ma io voglio partire. Ok, direi di aver preso tutto. Perché voglio partire, signori? Perché in teoria con questi nuovi aggiornamenti i nuovi blocchi ci sono, ma ci sono nei villaggi delle pianure, quindi dobbiamo trovare innanzitutto una pianura che non sia stata generata prima che io abbia iniziato a giocare, quindi dobbiamo andare in un bioma totalmente nuovo e poi dobbiamo vedere se veramente ci sono questi nuovi blocchi, quindi io direi di partire di qua e andare all'avventura appunto cercando un villaggio. Magari queste cose sono state implementate anche negli altri villaggi, io onestamente non ve lo so dire. Posso prendere il cane, visto che il mio nell'ultima spedizione è morto, vabbè, magari facciamo che non faccio morire più nessun cane e così siamo tutti felici e contenti, non muore, se nel caso muoio solo io, anche se morire significa perdere il mondo, però lo sappiamo, l'hardcore è anche avventura, quindi io voglio partire all'avventura, voglio andarmi a cercare un villaggio della pianura. Ok, non era proprio quello che stavo cercando, ma sapete cosa? Io me lo prendo così come viene. Allora. Mettiamo un attimo in sicurezza, tra l'altro a cielo aperto, ma io vedo cose nuove. Name tag, interessanti, questo interessante, vabbè. Nemmeno più di tanto, un'altra name tag, un paio di secchi, delle bardature. Però mi fa strano l'averlo trovato qui. Vabbè, io continuo a cercare perché ho già viaggiato un bel po', ma non ho trovato un granché. In realtà non ho trovato praticamente una nespola. Però sono, voi lo sapete, io sono molto fiducioso nelle mie capacità, quindi continuo a cercare e fino alla fine troverò qualcosa, perlomeno troverò un villaggio, poi se ci saranno o no i nuovi blocchi è un altro conto, però lo voglio trovare, anche perché non credo di averlo trovato ancora in questa serie, credo, no, non l'ho trovato, assolutamente no. Signori, sto balbettando perché avevo visto solo questo di sotto, ho detto ma che cacchio è, ho detto glielo devo far vedere, e invece signori, credo proprio di essere arrivato al villaggio e voglio vedere, sono stracurioso di sapere se ci sono questi blocchi nuovi. Tra l'altro, ma che schi... Che
Che schifo, ma dai, tutto sbraggato, tutto così, tutto colà. Signori, iniziamo. Entriamo nella prima casa e vediamo che non c'è assolutamente niente. C'è un letto, perfetto. Grazie mille, arrivederci. Però sembra... Allora, uno, le case finalmente hanno un tetto decente. Due, hanno un senso. Tre, sembrano meglio distribuite. Sembrano, ma non eccessivamente, ma nemmeno... Voglio dire, sembra meglio di prima. Quelle sembra un mercato. Ma che cosa? Questa è vuota? Oh, perlomeno hanno messo i letti. Lei è ancora inutilizzabile come al solito? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Lei è un butcher. Ok, quindi vuole quello per quell'altro. Ma sa che le dico, non mi interessa. Cassa? Libro? Perfetto. Bella questa idea di giustamente, questa è la casa... credo dell'agricoltore, e quindi con una cassa dentro con tutte le cose. Adesso le patate sembrano dei fagioli e va bene, però mi piace, a parte il fatto che è una cassa pari, mannaggia la parità. Oh, guarda quanto grande, bello. Allora, questo che cos'è? Il barrel, può essere? Sapete che forse questo è il barrel? Dov'è? Non me la... Eccolo, barrel. Perfetto, ma come si usa? Non lo so. Grazie, arrivederci. Bello. Vabbè, i soliti bugs che si formano nel gioco. Qua è pieno di barrel. Perché? Non lo so. E soprattutto non riesco a capire se... Credo il barrel in teoria è un barile, dovrebbe fungere come non so cosa. Adesso qua sotto c'è anche dell'altro, ma non riesco a... altri barrel probabilmente tengono l'acqua, può essere. Sapete che devo andare a controllare questa cosa, perché è interessante, veramente interessante. Ora non so. Ora, oddio, ma è enorme, è grandissimo questo villaggio, guardate. Allora, vediamo che altro c'è. Qui ci sono le campane, ma che belle sono. Le devo prendere necessariamente. Si rompe prima, mi pare, col diamond pickaxe. Perfetto, ma io sono strapieno come un uovo, quindi lascio un po' di robe, tipo questo, per prendermi quello. Qui abbiamo... Allora, direi di accamparci un attimo, signori. Dormire. Sarebbe bello se... venissimo, insomma, attaccati dai pillager, ma non sono sicuro che ci sia ancora, diciamo, che siano stati del tutto implementati. Questo purtroppo non ve lo so dire. Allora, vediamo qui alambicco, qui ci fa saltare veramente tante cose così, perché il villaggio finalmente diventa utile in un modo o nell'altro. Qui sopra non c'è più niente, qui è stato aggiunto un alambicco. Oddio, è ancora un po' burbero, però piazzando una cosa lì, l'alambicco viene via con me, grazie. Però mi rendo conto che lo hanno allargato parecchio. Qui abbiamo dell'altro pane, degli altri fagiolini, grazie. O sono dei fagiolini o sono dei reni in miniatura, di più non vi so dire. Qui cosa c'è? Altro pane. E questo dovrebbe essere la, diciamo, la il cartography table dovrebbe essere, però non credo abbia ancora un'interfaccia, proprio per via del fatto che si sono stati implementati ma non sono ancora utilizzabili. Quindi io lancio questo, perché in teoria facendo così, no, assolutamente no, via, non ne voglio. Col tasto destro dovrebbe farmeli aprire in teoria, ma non me lo fa fare perché sono stati aggiunti ma non sono ancora stati del tutto poi settati, ecco, per essere veramente poi utilizzati. Vediamo un attimino questo qui, un librarian, ok, perfetto, ma non mi dice niente di che. Voglio andare a vedere dall'altro lato perché c'erano delle altre case. Vedo che di là continua pure, sì, in effetti la generazione è totalmente cambiata, è diverso, è un po' più difficile trovarli, questo è vero. Però devo dire che, cioè, è un villaggio, è un cazzo di villaggio, voglio dire, non è che si ferma dopo due, tre blocchi, tre case, non c'è niente così. Invece questo è veramente serio.
Serissimo. Altri fagiolini, grazie. 31 fagiolini. Questa casa con la terracotta mi sgusta parecchio. Tra l'altro c'è un tavolo, un letto giallo. Bello. Vediamo qui. Altri fagiolini. Una nugget. Vabbè, direi che posso evitare di prenderla, perché tanto non è che mi possa servire più di tanto. Poi abbiamo ancora questa casa qui, vuota. Sapete cosa non ho trovato? La casa del fabbro. Questo mi dispiace. Mi dispiace non averla trovata. Però questa sembra la casa. Ecco, sì, è la casa tipo del farmer, quella nuova. Bella, con qualche maialino, qualcosina. Sopra non sembra esserci niente, sotto non sembra esserci niente. Io direi di uscire e di proseguire da quella zona lì e magari vedere nelle vicinanze se ci sono dei pillager. Magari, sarebbe figo. Sarebbe figo. No, in teoria, in realtà arriva qua e poi si stoppa. Peccato, direi che l'idea di stanziarci anche qui per un po' di tempo non sarebbe male. Perché finalmente, vi ripeto, è un villaggio fatto a villaggio. Cioè, voglio dire, è un villaggio così. Non sono quattro case messe lì vicino. È un villaggio, serio. Buongiorno, lei signor serio, mi dica che cosa. Che sì, madonna. Certo, fanno sempre schifo i tipi di trade. Però, perlomeno, voglio dire, il design di dove abitano è un po' più carino. Forse anche un po' buggato, ma è anche un po' più carino. Quindi, signori, io direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, invito a lasciare un commento, mi piace o comunque quello che volete. Dal super villaggione trovato nella pianura. Bello, bello veramente. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.